Torno alla parola respiro, una parola si sa che è composta da due parti, re e spiro. Quel re ci dà già l'idea di qualcosa che continua, di un'interazione. Anche perché noi siamo abituati a utilizzare la parola spiro come l'ultimo respiro, noi diciamo quella persona è spirata, e invece quel re che ci dà l'idea del respiro dei vivi, di qualcosa che continua nel tempo e del quale probabilmente non ci accorgiamo perché lo facciamo sempre, ci accompagna per tutta la vita. Pensate che il coach di Federica Pellegrini dice che noi respiriamo circa 20.000 volte al giorno, ma non ce ne rendiamo conto. Però se pensiamo a quante volte utilizziamo nel linguaggio quotidiano delle espressioni che riguardano il respiro, probabilmente capiamo che è qualcosa di profondamente interiorizzato. Pensiamo a quando diciamo non ho un attimo di respiro perché siamo troppo impegnati, oppure quando diciamo qualcosa di più ampio respiro, se vogliamo dire di più larghe vedute, oppure ancora quando siamo emozionati, diciamo mi manca il respiro. Questo cosa significa? Significa che noi del respiro ci rendiamo conto prevalentemente quando cambia perché siamo emozionati, perché il respiro cambia in base alle nostre emozioni. Quindi se noi diciamo mi manca il respiro perché siamo troppo emozionati, è perché evidentemente ci siamo resi conto del fatto che il respiro ci manca. E a dircelo, a insegnarcelo è anche Dante Alighieri. Questa terzina che vedete alle nostre spalle ci dice che già nel 1300 in qualche modo si chiamava il respiro, lo si cercava di descrivere con immagini. Dante nel canto 24 dell'Inferno dice: la lena mera del polmon si immunta quando io fui su, io non potea più oltre, anzi m'assisi nella prima giunta. Ebbene, la lena è il respiro. Quindi Dante usa un'immagine, l'immagine di questo respiro che quando è corto, quando è affannato, immaginiamo Dante che probabilmente stava salendo, no? una salita ed era affannato, lo vedremo anche più avanti, paragona il respiro che scivola via alla mammella, diciamo così, di una mucca quando il latte viene munto. Dante poteva semplicemente dire mi mancava il respiro, invece sceglie un'immagine per sottolineare proprio la valenza e il valore del nostro respiro e del suo respiro. Il respiro, abbiamo visto, ne accennava prima Mara, può avere tanti significati e si comporta un po' come le parole. Lo vedremo più avanti, Dante addirittura immedesima la parola, il verbo parlare con il verbo respirare. E il respiro si comporta come le parole. In linguistica si dice che una parola ha un significante e un significato. Il significante è quindi l'apparenza della parola composta dalle lettere, e il significante è uno solo. I significati invece possono essere molteplici. Questo perché? Perché ogni parola ha più significati, e la stessa cosa vale per il nostro respiro.
Quando noi respiriamo in maniera alterata perché siamo in qualche modo emozionati, perché ci sta capitando qualcosa anche in relazione al contesto, chi ci sta davanti avverte significati diversi. Quindi il nostro respiro ha una valenza narrativa. E oltretutto il nostro respiro è strettamente connesso alla parola. Se noi ci pensiamo, la nostra fonazione, la comunicazione degli esseri umani attraverso la voce non esiste senza il respiro. Noi parliamo perché siamo capaci di respirare, quindi parliamo perché voce e respiro sono strettamente connessi. E ce lo dice benissimo Dylan Thomas in questa poesia. Una poesia che dice questo, dice che dalle nebulosi basi praticamente del respiro il verbo arriva. Dice Dylan Thomas, e dalle nebulose basi del respiro il verbo è fluire, traducendo al cuore primi caratteri di nascita e di morte. Quindi è dalle basi del respiro che nasce la parola. Non possiamo farne a meno per parlare, per comunicare. Ma il respiro non è soltanto parola, può essere anche una pausa. Il respiro è quello che diamo, per esempio, in una partitura musicale. I silenzi sono quello che alla fine fanno il ritmo, se ci pensiamo. Le pause all'interno della musica sono importantissime, così come quando noi parliamo. Una pausa è quello, quindi il nostro silenzio, è quello che a volte dà più espressività a una parola. Questa è una citazione di Pennac, Daniel Pennac, che ci dice questo. Dice, in poesia i silenzi hanno lo stesso ruolo che in musica. Sono una respirazione, ma sono anche l'ombra delle parole o il loro riflesso. Proprio per darci l'idea che a volte una pausa serve a farci comprendere meglio, oppure a dare più peso alle parole che diciamo. E in questo era bravissimo Dante Alighieri, che abbiamo già citato e di cui in questi giorni proprio sono i 700 anni dalla dipartita. Dante era capace di utilizzare questa parola in una maniera meravigliosa. Entriamo proprio nella Divina Commedia, no? Sono i 700 anni dalla scomparsa di Dante. Dante diverse volte parla del respiro, lo fa nella Divina Commedia e lo fa anche nella Vita Nova. Dice... E come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio che ancor fuggiva si volse al retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Siamo all'inizio dell'inferno, Dante è appena uscito dalla selva oscura, quella che non lasciò giammai persona viva, non perché chiunque vi entrasse morisse, ma perché nessun'anima viva, nessuna persona viva era mai... aveva mai attraversato la selva oscura. Eppure Dante, per dirci che era stanco, affannato, utilizza un'immagine, utilizza un respiro ben preciso, quello del naufrago. Dante ci sta dicendo che qualsiasi situazione che in qualche modo abbia un equilibrio precario o comunque compromesso ha un suo proprio respiro. E quindi Dante sa che il naufrago in qualche modo ha un respiro diverso da quello dell'innamorato. E quindi Dante cosa fa? Utilizza questa figura, questa immagine per dire come si sentiva. Aveva il respiro del naufrago. E ancora, dice, siamo nel paradiso, indi spirò. Quello spirò non significa quindi morì, significa parlò. Dante immedesima i verbi parlare e respirare, sostituisce il verbo parlare con il verbo respirare. E ancora, dice, vuol che io respiri a te, che ti dilette di lei. Ebbene, quel che io respiri a te si intende che io ti racconti, che io parli a te. Questo proprio per sottolineare che il respiro è parte integrante della comunicazione e del nostro rivolgerci al mondo. La parola è possibile solo grazie al respiro, la comunicazione anche. Dante ancora ci offre esempi, per esempio quello tratto dalla Vita Nuova, là dove Dante incontra Beatrice, c'è proprio il topos, si dice letteratura dell'innamorato, cioè un modo preciso di essere dell'innamorato in letteratura. Solitamente in letteratura l'innamorato impallidisce alla vista dell'amante, oppure non può fare a meno che sospirare. Ed è quello che ci racconta qui Dante quando dice quelli che l'amano
comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave, tanto che ridicere non lo sapeano, né alcuno entro lo quale potesse ammirare lei, che nel principio non convenisse sospirare. E ancora, dalle rime, dice: l'anima mia fu sì smarrita che sospirando dicea nel pensiero. Pensate a quante volte, pensando, sospirate. I sospiri, il respiro che si fa sospiro, va a inframmezzarsi ai vostri pensieri. Si pensa spesso sospirando. E Dante dice ancora: rispose in voce con sospiri mista. Il respiro si fa sospiro e va a inframmezzarsi anche alla voce. Sono tutte sottolineature che probabilmente nel quotidiano non notiamo, ma sono importanti. Danno importanza al nostro respiro, a ciò che siamo, a ciò che riusciamo a emettere, a comunicare all'altro in quello che è il linguaggio paraverbale. E Dante nel 1300 lo sapeva bene. Avete visto? Abbiamo percorso un respiro che da un modo di dire è diventato un modo di dire del 1300, poi è diventato il respiro di un naufrago, adesso è il respiro di un innamorato e addirittura si è andato a sostituire al verbo parlare. E infine volevamo concludere quello che è questo nostro intervento con quello che forse è il sonetto più conosciuto, ma uno anche dei più belli di Dante Alighieri, che è Tanto gentile e tanto onesta pare nella vita nuova. Sicuramente l'avete letto tante volte, si studia a scuola, e pensate come si chiude con questi tre versi, dice: e pare che la sua labbia, che della sua labbia si muova uno spirito soave e pieno d'amore che va dicendo all'anima: sospira. Ed è proprio con questo augurio che vogliamo salutarvi, con l'idea che possa in qualche modo respirare non soltanto il nostro corpo, ma che possa respirare anche proprio come dice Dante, che va dicendo all'anima, sospira, possa sospirare in questo modo anche la nostra anima. E per farlo, come sempre, ci viene sicuramente in aiuto la poesia. Grazie a tutti.